Buonasera, benvenuti al Bello del Cervello. Io sono Matilde Leonardi, questa sera ho il piacere di parlare a un pubblico che in qualche modo si sentirà coinvolto, visto che parliamo di qualche cosa che in teoria tutti voi avete. Anche in pratica, dicono. Parleremo quindi di un organo importantissimo, cercando di tirar fuori ciò che è bello, ciò che è meraviglioso, ciò che è straordinario e che abbiamo tutti. Il nostro cervello è sicuramente l'oggetto di studio da parte delle neuroscienze e questa sera ne discutiamo in maniera diversa, declinandone alcuni degli aspetti innumerevoli che presenta il nostro cervello, con due persone che ho l'onore di presentare. Il primo a parlare questa sera sarà il professore, presentati da solo di tuo nome. Mauro Ceroni. Mauro Ceroni è docente di neurologia all'Università di Pavia, neurologo delle cose difficili, come mi hanno detto che fa. È un grande neuroscienziato, ha recentemente scritto, tra le tante cose, un libro di 1100 pagine, che è un'antologia su quelli che sono gli studi della coscienza. Cercherà di parlarvi e di descrivervi quello che è il bello del cervello, il mistero del cervello, e cercherà di portarvi con lui all'interno delle circonvoluzioni cerebrali. Il secondo relatore, prima di dare la parola a Mauro, è un neurologo ma è anche uno scrittore. Viene dal BESTA e dell'Istituto Neurologico BESTA, è un neurofisiologo, e Flavio Villani si occupa di pazienti con epilessia, ma è anche una persona che studia il comportamento umano perché ne scrive in dei polizieschi che ambienta a Milano. Noi siamo qui quest'anno nel 2018 a 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale. Proprio in quel periodo Carlo Besta, che era un neurologo dell'esercito militare italiano, venne chiamato da Re Vittorio Emanuele II che gli disse: stanno arrivando dalla guerra un sacco di feriti che hanno delle ferite alla testa che noi non sappiamo curare. Fu così che nacque nel 1918, alla fine della Prima Guerra Mondiale, l'Istituto Neurologico Carlo Besta, che a quel tempo si chiamava Istituto Pro Feriti Cerebrali di Guerra. Carlo Besta era stato allievo neurologo dell'unico Nobel italiano, che era Golgi. Golgi era un altro importantissimo neurologo a Pavia. Quindi qui questa sera noi, sulla storia dei nostri zii, nonni, padri, neurologi e neuroscienziati, cerchiamo di arrivare 100 anni dopo a descrivere tutto quello che loro 100 anni fa hanno studiato, cominciando a studiare con mezzi diversi. Noi oggi ne parliamo e quindi lascio la parola per parlare del bello del cervello a Mauro. Non sempre le civiltà più sviluppate le indovinano tutte. Sapete cosa pensava Aristotele del cervello? Aristotele era convinto che l'intelligenza dell'uomo, la libertà dell'uomo, le passioni, l'affetto avessero sede nel cuore. A cosa serviva il cervello, questo organo strano, a raffreddare il cuore che sennò si scaldava troppo? Invece una popolazione scoperta da Gay-Lussac nella Guinea nel 1950, che viveva esattamente all'epoca del Neolitico, aveva una strana malattia e veniva assunta perché c'era un rito funebre con cui si veniva tagliata la calotta cranica e il cervello veniva sparso e assunto da tutti i giovani e le donne, perché dovevano assumere lo spirito. Quindi questi avevano una concezione molto più realistica della cosa, che lo spirito dell'uomo ha sede nel cervello. Ma com'è che si è risolta la questione? Beh, la questione si è risolta attraverso l'introduzione della medicina clinica e della neurologia. Adesso Villani ne parlerà ancora più approfonditamente, ma pensate alla meraviglia di un neurologo, probabilmente di origine italiana, Broca, che studia un paziente che improvvisamente perde l'uso del linguaggio e può dire soltanto tam tam, è diventato il signor tam tam. Lo segue finché muore, fa l'autopsia
e scopre che aveva un'ischemia in un'area precisa del cervello. Aveva scoperto che c'era un'area solo da un lato del cervello dedicata all'espressione del linguaggio. Recentemente un mio collega di Pavia, un neurochirurgo, ha usato una tecnica che è molto comune in neurochirurgia, che è quella che si può svegliare il paziente durante l'intervento, stimolare le aree cerebrali per poter preservare le aree eloquenti da quelle che possono invece essere asportate per lesioni. E ha scoperto e dimostrato che l'area della scrittura è in un punto molto preciso in tutti noi. Non è ancora riuscito a operare un cinese, per cui sarebbe molto interessato a farlo. Però questo è stupefacente, perché da quanto c'è la scrittura, i fenici l'hanno inventata 4.000 anni fa, prima c'erano un po' di geroglifici, e quando è diventata la scrittura di pertinenza comune in Italia, a Bergamo, nelle valli bergamasche, una quarantina d'anni, 50 anni, 60 anni. Quindi pensate che sorprendentemente il cervello riesce poi a darci, a localizzare in un'area la nostra capacità, tra l'altro distinta, di scrivere a mano o di fare il typing. Quindi, l'ultima cosa che voglio dirvi su questo è la scoperta che se uno ha una lesione del centro che mi permette di capire il linguaggio, diventa demente a tutti gli effetti. È una cosa veramente impressionante che io ho imparato sul campo, perché sono andato in un reparto di geriatria e c'era una persona che era completamente demente e la moglie insisteva che lo era diventato improvvisamente. Allora l'ho portato in clinica, gli abbiamo fatto l'attacco e aveva una lesione nell'area di Wernicke. Pensate che nell'uomo, per come siamo fatti, il linguaggio, la parola parlata, scritta, è strettissimamente collegato con il pensiero. Non possono essere separate. Se perdiamo la parola, da questo punto di vista della comprensione, perdiamo anche la capacità di pensare. Ma vorrei arrivare a questa affermazione che è veramente fondamentale da capire bene. Non c'è il più piccolo atto che noi possiamo fare, non c'è il più piccolo istante di esperienza che noi possiamo avere che non abbia un equivalente neurofisiologico, elettrofisiologico. Cioè, tutto passa attraverso questo. Pensate il meeting, tutte le cose che noi vediamo, pensate a chi ha progettato questa bellissima volta, non so, a me piace tantissimo, dei capannoni, i pavimenti. Noi siamo immersi nel mondo umano, che è passato tutto attraverso i cervelli. Passa tutto attraverso il cervello. Per questo è la meraviglia dell'uomo, che io non sono separabile dal mio cervello, dal mio corpo, sono fatto in questo modo. La seconda meraviglia del cervello è come si forma il cervello. Pensate che tutti noi nasciamo da un'unica cellula, l'incrocio tra l'ovulo e lo spermatozoo, e poi si genera una cellula che comincia a moltiplicarsi. L'organogenesi del cervello è una delle cose più stupefacenti di tutto il corpo umano. Ci sono momenti in cui si generano 250.000 nuove cellule al minuto. Tutte queste competono per il target. Tutte quelle che non raggiungono il target vengono tolte e si forma questo organo di una complessità enorme. Il numero di collegamenti del cervello è spaventoso, sono 120 miliardi di neuroni e ogni cellula può avere 5.000-10.000 connessioni, quindi pensate a una cosa veramente stupefacente. Bene, e pensate che questo avviene per ogni individuo, ogni volta. Pensate che la vita di cui abbiamo parlato così tanto al meeting oggi, per definizione, deve avere anche questa caratteristica di potersi riprodurre, altrimenti non è vita, perché la vita è questa. Bene, questo cervello così complesso che si forma in questo modo, quando il bambino nasce, non è capace ancora di far nulla, perché tutta la capacità del cervello avviene nell'impatto tra il corpo, il cervello di quel bambino e la realtà. È lo stimolo attraverso tutta la realtà che matura tutte le capacità. Il bambino vede appena un po' di distinzione tra luce e tenebre perché c'è una transilluminazione attraverso la pancia della mamma, se no non vedrebbe neanche quella. Non sente nulla, impara a sentire.
Come sapete bene, se uno è sordo e non viene corretto, non imparerà mai a parlare, perché gli manca lo stimolo adeguato. Quindi anche da questo punto di vista il cervello è impressionante. Il cervello di due gemelli omozigoti che hanno esattamente lo stesso DNA, perché la prima cellula si è divisa in due e poi però quelle due cellule hanno dato luogo a due organismi diversi, è completamente diverso da quello del gemello monozigote. Perché? Perché riflette la vita individuale di quella, di ciascuno dei due gemelli. Quindi è completamente diverso, che il cervello mostra tutto quello che noi siamo, è l'organo attraverso cui passa tutta la nostra espressività. E poi un'altra meraviglia, una meraviglia che è nata negli organismi più complessi che noi condividiamo con gli animali. Il comportamento, perché questa poi è la modalità con cui noi interagiamo con l'ambiente, è diventato sempre più complesso. Gli insetti già sono molto complessi, ma nell'animale, nei mammiferi soprattutto, avviene lo psichismo, la psiche. Perché? E sappiamo bene le profondità della psiche perché ce l'ha svelate Freud nell'uomo. Ma questo noi sappiamo benissimo, che quando il nostro cane ci fa le feste c'è una partecipazione affettiva, uno scambio di rapporto che passa attraverso lo psichismo, che non è riducibile soltanto alle reti neuronali, anche se naturalmente mette in gioco reti neuronali, centri che noi conosciamo. Lui ci mostrerà poi le tecniche con cui noi studiamo queste cose oggi. Ma arriviamo alla vera bellezza del cervello, perché non abbiamo ancora nominato ciò che ci caratterizza, che è unica nostra, non abbiamo in comune con gli animali, quella che in questi giorni abbiamo affrontato così in tanti modi. Io ho partecipato a qualche incontro con Tanzella Nitti, con il teologo che è venuto a parlare dell'origine della vita, e lui in maniera molto precisa ha fatto vedere che la coscienza dell'uomo, cioè la ragione e la libertà dell'uomo, che sono quella capacità straordinaria che noi abbiamo di renderci conto della realtà, di tutte le cose, di chiederci il significato delle cose, di partire nell'avventura della nostra vita, tutto questo passa tutto attraverso il nostro cervello. Quando noi ci addormentiamo la sera, tutte le cose verosimilmente continuano ad esserci, ma per noi è come se non ci fossero, perché noi non abbiamo coscienza. Quando noi ci svegliamo al mattino, ecco che noi stessi e tutte le cose ridiventano familiari a noi stessi. Possiamo forse pensare che la coscienza dell'uomo, la sua ragione e la sua libertà vengano tout court prodotti dal cervello? Ma no, ma questo è veramente un'ingenuità pensare questo. Un romanziere americano che io ho incontrato quando sono andato in America nell'86, Walker Percy, che aveva appena scritto un romanzo, Thanatos Syndrome, che era best seller in quell'epoca, era un saggista ed era uno psichiatra anche, e ha questa espressione, per farvi un esempio. Lui dice, quando un bambino a un anno e mezzo comincia prima a dire tavolo, poi dice indica, porta, indica le cose, poi a un certo punto il bambino dice questo è un tavolo, ecco, in quel momento si manifesta qualcosa di veramente misterioso. Lui dice, non è possibile spiegare che un bambino possa dire questo è un tavolo con una serie pur infinita di interazioni tra il cervello e l'oggetto. Ci deve essere una terza cosa che permette di dire questo. Cioè, che vuol dire? C'è un soggetto, c'è un io, c'è una coscienza che non può essere identificabile tout court con tutti i meccanismi del nostro cervello. Tra l'altro, se la scienza pretendesse in fondo di arrivare a definire, analizzare fino in fondo la coscienza, mancherebbe del presupposto iniziale, perché io chiederei allo scienziato che vuol farlo che cos'è la coscienza, e naturalmente lui non saprebbe definirmela in termini operativi, precisi, imprescindibili per una ricerca scientifica.
evidente che deborda da tutte le parti. Per cui la ricchezza, la bellezza più impressionante del cervello, e se volete anche la forza, perché attraverso questo passa anche tutta la forza che muove il nostro cuore, che muove la storia, è proprio di permettere il passaggio e l'espressione di questa che è la meraviglia vera, di essere persone. Don Giuseppe Nitti non temeva di dire, di mostrare questo aspetto di somiglianza con Dio, che è appunto la capacità di rendersi conto delle cose. Perché è così difficile per noi oggi capire questo? Forse perché abbiamo dimenticato, ci è stato fatto dimenticare, che la costituzione di tutte le cose è duale, non può essere ridotta a una sola cosa. Un piccolo sassolino, io posso analizzarlo attraverso la fisica e andare a scoprire anche gli atomi di cui è fatto, le particelle elementari di cui è fatto, posso studiarne tutte le caratteristiche, ma il sassolino c'ha una cosa in più, c'è, e nessuno di noi può far esistere il piccolo sassolino. Quindi il sassolino ha una caratteristica che non può cadere sotto la mia analisi chimico-fisica, ed è l'esserci delle cose. Così chi ha partecipato un po' alle conferenze sulla origine della vita ha capito molto bene che la vita è qualcosa di veramente misterioso. Noi possiamo avere tutti i brodi di molecole organiche che si sono formate, ma il passaggio da qui alla complessità del primo essere vivente, il primo battere che si chiama Luca, Last Universal Common Ancestor, è una cosa che non sappiamo, non abbiamo nessuna idea, perché la complessità è enorme. Noi non sappiamo come mai a un certo punto un organismo che fino all'istante prima è vivo, poi muore. È questa la vita, le cose, il mondo in cui siamo è fatto di questa dualità dentro una unità. Grazie mille. Grazie. Con piacere do ora la parola a Flavio Villani, che ci parlerà del il cervello che si racconta, dall'origine del linguaggio alla narrazione. Flavio. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, grazie per essere qua. Davvero sono onorato di poter parlare questa sera di fronte a un pubblico così ampio, vasto, interessato che vedo. Fra l'altro grazie per avermi fatto anche girare questo meeting, è stata una bellissima esperienza per me, la prima volta, ed è stato bellissimo seguire delle narrazioni vere e proprie che mi sono state fatte oggi, che hanno aperto su quello di cui parlavi tu, cioè sul mistero. Io non pretendo di risolvere alcun mistero, pretendo solo, cerco umilmente di capire. E questo mio tentativo di capire nasce anche da un mio problema, nel senso che io sono una persona un po' scissa, non sono schizofrenico assolutamente, però sono un po' scissa, non lo so. Eventualmente non lo saprei, hai ragione. Sono un po' scisso, fra quella che è il mondo della scienza, in cui io, che è il mio lavoro, della ricerca nel campo neurologico, e il mondo dello spirito. Allora, io vorrei, attraverso questa carrellata che farò, cercare di portare a una sintesi, che è una sintesi parziale, una semplificazione, poi vedremo che cosa intende Musil per semplificazione. È sicuramente una restrizione di quello che è la nostra visione sulla vita, che è molto molto più complessa di quello che io posso descrivere nelle diapositive attuali. Ed è nella prima diapositiva che si condensa quello che vi ho detto, cioè tutto ciò che ci fa comprendere l'attività e i prodotti di ciò che si definisce spirito sono il frutto di un sistema organico. Io in questa presentazione cercherò di convincervi che
un sistema biologico, organico, costituito da miliardi di neuroni che sono cellule e che costituiscono a loro volta un organo meraviglioso e complessissimo che conosciamo tutti, che è il cervello, alla fine sono alla base di quello che è il nostro pensiero, alla base di quello che è la mente dell'uomo. E in questo caso cito un grande pensatore, ma anche poeta, per cui è anche cultore delle scienze matematiche, fisiche e chimiche, che è Paul Valéry, a sua volta influenzato dal lavoro di pensatori che sono venuti ancora prima di lui. Per noi in questo momento, sulla base di quelle che sono le conoscenze, sulla base di quelli che sono i dati, diciamo, scientifici, sperimentali e empirici che abbiamo in mano, questo, diciamo, sintesi fra spirito e corpo, questo tentativo di unire il corpo al proprio spirito, che è così difficoltoso, se vogliamo, così difficoltoso riportare a questa sintesi, a questa unificazione, e per noi è più semplice farlo perché abbiamo dei dati sperimentali, ma ai primi del Novecento, addirittura nel secolo precedente, era un'intuizione veramente geniale. E da qui vorrei incominciare a parlarvi del comportamento narrativo, perché narriamo, che cosa noi narriamo continuamente. Dicevo, oggi è stato molto bello passare attraverso le mostre in cui c'era una narrazione. Noi narriamo noi stessi, la coscienza di noi stessi deriva da una continua narrazione, dalla continua narrazione del nostro passato, della nostra memoria, per cui la narrazione è strettamente legata alla memoria e alla coscienza di noi stessi. Il comportamento narrativo è universale? Sì, direi di sì, persino le api mellifere hanno un comportamento narrativo, esistono delle situazioni, esistono delle api che attraverso una danza, la cosiddetta danza dello scodinzolamento, indicano alle proprie compagne la distanza, la direzione e la presenza del cibo. Lo fanno attraverso un sistema di simboli, attraverso un sistema che utilizza il suono. Non è molto diverso, se vogliamo prendere questo, allargare il concetto di linguaggio, al nostro linguaggio. Il linguaggio in fondo è l'emissione di un suono, di onde sonore che vengono trasmesse da un individuo a un altro. Ma il passaggio successivo qual è? Le api fanno questa danza, emettono dei suoni, altre compagne recepiscono, ma se noi andiamo con degli elettrodi a registrare all'interno del cervello di questi piccoli animali, ci renderemo conto che l'ape che produce il suono ha un'attività neuronale, cioè di cellule del suo cervello, di un certo tipo. Le api che recepiscono hanno a loro volta, e lo vedete in questa immagine, hanno un'attività neuronale a loro volta, cioè sono in grado di recepire e decodificare un linguaggio. E questo direi che è già un punto di partenza meraviglioso per dire che il comportamento narrativo è un comportamento universale. Ma noi possiamo raffrontare il comportamento narrativo dell'uomo a quello delle api? Beh, no, per fortuna no. Il comportamento narrativo dell'uomo è molto più complesso perché mette in gioco molte funzioni cerebrali cognitive che vanno in primis dal linguaggio. Non esiste, o meglio, esiste anche il comportamento narrativo preverbale, ma diciamo che il linguaggio ha dato al comportamento narrativo nell'uomo ha fatto fare un grandissimo balzo in avanti. Ovviamente il linguaggio viene molto prima della scrittura, la scrittura è giovane, sono 4.000 anni, sui tempi dell'evoluzione è niente, ma entrano in gioco altre funzioni cerebrali, la memoria, l'immaginazione, la capacità di creare dei simboli, la coscienza di sé, la coscienza di sé e del nostro ruolo all'interno della società, e la tecnologia stessa, la capacità di creare tecnologia, manufatti. Questo è una forma di narrazione. Ma la cosa più importante è quella relativa al linguaggio, ed è meraviglioso dire che il linguaggio è la sintassi, cioè la nostra capacità di mettere insieme in una sequenza le parole. E questo che significa sintassi? La composizione delle parole è la impronta digitale, come dice Andrea Moro,
del linguaggio umano. Ma questa composizione è una composizione assolutamente straordinaria, è infinita, può arrivare all'infinito. E qui vi ho portato un esempio che forse molti di voi ricorderanno, una canzone di Angelo Branduardi alla Fiera dell'Est, che incomincia attraverso l'uso di preposizioni relative a raccontare una storia. Questa storia potrebbe andare avanti all'infinito, abbiamo solo il limite della nostra vita, quindi il linguaggio è in grado di creare strutture aperte che, come nella matematica, sono in grado di formare strutture complessissime. Questa è una caratteristica del linguaggio umano. E vedete che anche in matematica la reiterazione, la ripetizione di operazioni anche molto semplici, come per esempio nella formazione di questo fiocco di neve di Koch, sono in grado di dare origine a strutture estremamente complesse, e questo entra, vabbè, nella matematica, nella teoria dei frattali, eccetera, molto interessante, molto complesso. Però quello che vorrei che venisse riportato a casa come messaggio è proprio questo: il linguaggio umano non ha limiti da questo punto di vista, è in grado di costruire tutto quello che vuole, e quindi questa è la grande differenza rispetto a linguaggi estremamente più semplici che sono di ordine animale. Ma quando è nato la narrazione? Quando abbiamo incominciato a raccontare? Quando è nato il linguaggio, insieme al linguaggio? Naturalmente il boom per quanto riguarda l'uomo moderno, l'Homo sapiens, avviene nel Paleolitico superiore, fra 10.000 e 40.000 anni fa. In realtà dei dati molto attuali, vedete che questo lavoro di Science è pubblicato nel febbraio del 2018 e anche qui riportato dai nostri giornali, dal Corriere della Sera, si è scoperto che anche forme umane, specie umane ancora più arcaiche, avevano le strutture cerebrali e la dotazione cognitiva per costruire delle storie. Vedete, ci sono pitture rupestri che risalgono a 20.000 anni prima dell'arrivo dell'Homo sapiens, dell'uomo moderno, in Europa. Quindi vuol dire che l'uomo di Neanderthal, che antecede l'arrivo in Europa dell'uomo moderno, era già in grado di produrre delle narrazioni, era già in grado di produrre manufatti, era già in grado di produrre delle pitture rupestri con le quali evidentemente raccontava qualche cosa ai propri simili, raccontava la propria appartenenza alla specie umana. Le mani che vedete per esempio impresse nelle pareti delle caverne, io trovo sono una testimonianza emozionante davvero di quello che è il nostro passato. Quindi una cosa veramente antichissima. Questo ve lo riporto giusto per dire che l'evoluzione, il linguaggio è nato quando noi ci siamo messi in piedi sostanzialmente. La liberazione, l'evoluzione della specie umana è andata attraverso diverse fasi ascensionali, di risalita dal terreno fino alla posizione eretta. Perché questo? Perché naturalmente liberare le mani dalla necessità della motilità, di muoversi, ha permesso di utilizzarle per la nutrizione, e questo ha liberato la faccia dalla necessità di utilizzare le mascelle fortissime per poter sbranare e per potersi nutrire. Quindi l'evoluzione sembra un paradosso, ma l'evoluzione del linguaggio umano parte dai piedi, e come vedete dall'immagine il cervello via via è andato ingrandendosi e lo stesso il cranio si è completamente modificato, tutta la parte che atteneva al massiccio facciale si è ridotta perché non era più necessario avere questa grande espansione della dentatura, eccetera, e si è espanso invece lo splancnocranio, cioè la parte di cranio che contiene il cervello, perché il cervello via via si è incrementato di volume. E questa osservazione che viene riportata qui negli anni 60 in questo libro meraviglioso che è Il gesto e la parola, era già un'intuizione che risale, come vedete, a Gregorio di Nissa nel 379 d.C., che dice che
la possibilità di parlare ci è data dal fatto che le mani si sono liberate e la bocca non era più necessaria per la nutrizione. Poi come è andata avanti? Le scoperte sono state fatte, naturalmente gli approcci sono stati i più vari e anche molto semplicistici sotto certi aspetti. La frenologia fra il 700 e l'800 studiava, comunque aveva avuto un'intuizione, cioè che nel cervello risiedessero le funzioni psichiche, la mente fosse e le diverse funzioni fossero lì localizzate. Però vedete da questa immagine che l'approccio è piuttosto semplicistico, addirittura il linguaggio, vedete dove c'è il cerchiolino rosso, è localizzato al di sotto dell'occhio, non so per quale motivo, quale diciamo osservazione empirica potesse aver portato a localizzare proprio lì il linguaggio. Poi andiamo avanti, è già stato citato da Mauro la scoperta dell'area di Broca. Gli studi lesionali in realtà sono andati avanti per tutto, diciamo, per l'Ottocento e il Novecento, dall'avvento anche del neuroimaging abbiamo potuto vedere le lesioni non solo nel corpo autoptico, diciamo così, ma anche in pazienti ancora in vita. E naturalmente è molto interessante la storia della scoperta dell'area di Broca da parte di Broca, appunto, che era un medico ma anche un antropologo, che aveva visto nel suo ospedale passeggiare questo signore che era stato soprannominato Monsieur Tan, perché era in grado di dire solo Tan, questo e basta. Purtroppo questo signor Tan, che aveva avuto un'ischemia cerebrale, a un certo punto è morto e Broca andò a fare l'autopsia e lì osservò la zona di rammollimento nell'opercolo frontale, quindi nell'area che poi è stata denominata area di Broca. Un altro caso di estremo interesse, ancora tutt'oggi discusso, come vedete questo lavoro di Science, dove vedete questo cranio ricostruito in 3 dimensioni, risale alla fine degli anni Ottanta. È il caso molto particolare di un signore che lavorava sulle ferrovie, nella costruzione delle ferrovie negli Stati Uniti della metà dell'Ottocento, siamo nel 1848, che per un incidente ebbe la perforazione del cranio da parte di quella sbarra che lui tiene in mano, vedete nella fotografia dell'epoca, e la ricostruzione tridimensionale fa vedere dove penetrò la sbarra all'interno del cranio, al di sotto dello zigomo. La cosa straordinaria è che questo signore non perse funzioni semplici come le funzioni motorie, né ebbe alterazioni di linguaggio, ma cambiò completamente il carattere. Ebbe una modificazione della propria visione del mondo, era una persona molto pia, molto tranquilla, un grande lavoratore, molto apprezzato dai propri datori di lavoro, divenne proprio esattamente l'opposto. Questo a dimostrazione che una lesione cerebrale poteva provocare, e tiro a questo punto l'acqua al mio mulino, una modificazione di qualche cosa di molto più complesso rispetto a una funzione semplice. Il signor Phineas Gage sopravvisse diversi anni peraltro in questa situazione, fece dei viaggi, andò fino in Cile, non so che cosa combinò, sicuramente non cose buone, diciamo così, e poi anche lui morì di stato di male epilettico. Questa poi è la base di quello che è stato fatto successivamente anche in termini di psicochirurgia negli anni 30, eccetera. Non entrerò in questo discorso che è molto ampio e complesso. Ma a questo punto siamo arrivati ai giorni nostri. Noi possiamo fotografare le nostre funzioni importanti, maggiori? Possiamo per esempio fotografare l'intelligenza? Beh, la risposta è sì, possiamo fotografare l'attività del cervello mentre questa avviene attraverso una tecnica che si chiama risonanza magnetica funzionale. Ed è per il neurologo esattamente questo, cioè vedere la Terra. La Terra è tonda, si è discusso, attualmente ci sono ancora dei gruppi di terrapiattisti che non so come possano sopravvivere nel mondo, ma comunque
diciamo che tutti siamo convinti che la Terra è tonda e ci sono stati secoli di discussioni su questo, strutturazioni filosofiche del nostro mondo. In realtà è bastata una fotografia per distruggere qualsiasi discussione su questo argomento. E per quanto riguarda le funzioni del cervello, ecco, bastano delle fotografie per dimostrare che una persona mentre parla attiva una serie di aree, vedete queste zone gialle e rosse, sono aree che del nostro cervello che si attirano durante una task di linguaggio, durante una performance linguistica fatta all'interno della risonanza magnetica. Quindi vedete che lì più o meno vengono attivate diverse aree, fra cui l'area di Broca per l'appunto, e abbiamo la possibilità di non aspettare che il povero signor Tan defunga, ma possiamo vederlo in vivo in tempo reale. Ma andiamo anche oltre, addirittura possiamo andare a localizzare la neuroanatomia funzionale di comportamenti molto complessi come il comportamento morale e confrontare per esempio le risposte delle zone cerebrali attivate in pazienti per esempio con disturbi della personalità psicopatica che hanno il problema del non riconoscimento dei comportamenti morali non perfettamente sintoni con quelle che sono le esigenze della nostra società e che sono spesso alla base di comportamenti anche violenti. E vedete dalle barre, si può vedere, purtroppo non ho un puntatore per potervelo fare, per indicarvelo, ma comunque le attivazioni di pazienti affetti da questi disturbi della personalità, non per performance morali e non morali versus performance morali, non differiscono, quindi non riconoscono una differenza fra contenuti morali e non morali di quello che gli viene richiesto. E questo apre naturalmente una voragine di questioni etiche rispetto al controllo della mente. Questo vi riporto questo bel romanzo pubblicato negli anni 70 di Michael Crichton, L'uomo terminale, in cui si ipotizzava la possibilità di controllare il comportamento umano attraverso stimolazioni elettriche nel cervello, che non è nemmeno fantascienza, è realtà. Però questo naturalmente apre a una questione di ordine etico non indifferente. E naturalmente, per ritornare alla narrazione, anche la narrazione la possiamo osservare, vedere mentre questa avviene in vivo, e vedete qui tutte le aree che vengono attivate, giusto rapidamente senza entrare in questo contesto specifico, non è la sede, ma sicuramente c'è una, diciamo, un lavoro di network, di rete, di connettività fra aree cerebrali molto distanti fra loro che collaborano a produrre narrazione e a comprendere la narrazione. Ma che cos'è la narrazione secondo un grande scrittore come Robert Musil? Questo ve lo leggo. Gli venne in mente che la legge di questa vita a cui si aspira, oppressi, sognando la semplicità, non è se non quella dell'ordine narrativo. Cioè noi aspiriamo a un ordine narrativo, perché abbiamo bisogno di che cosa? Quell'ordine normale che consiste nel poter dire, dopo che fu successo questo, accadde quest'altro. Quel che ci tranquillizza è la successione semplice, il ridurre a una dimensione, come direbbe un matematico, l'opprimente varietà della vita. E questa è un'osservazione assolutamente geniale di Musil, che però trova in questa diciamo, base della narrazione anche un accorciamento, quello che dicevo prima, prospettico dell'intelligenza. Cioè tendiamo a ridurre la complessità e anche il mistero della vita attraverso delle narrazioni che non riflettono completamente quello che è il vero significato di quello che ci accade in ogni momento. Ma d'altra parte la narrazione è vero che è una riduzione prospettica dell'intelligenza, ma è anche molto utile, e vedete che sono stati fatti degli studi anche molto recenti, questo è pubblicato sulla rivista Science nel 2013, che leggere, e qui invito tutti a leggere letteratura,
aumenta e migliora quello, una cosa molto importante della funzione della nostra mente, cioè la teoria della mente. La teoria della mente che cos'è? È la capacità che noi abbiamo di comprendere gli stati mentali altrui. Se non avessimo teoria della mente non potremmo convivere, perché non capiremmo assolutamente, ci sono persone che purtroppo hanno questa funzione meno sviluppata, non potremmo comprendere assolutamente e interagire con i nostri simili. Per cui leggere testi letterari, a quanto pare, a secondo questo lavoro di Science, migliora la teoria della mente. Io concludo qui, e concludo con le parole di Robert Musil. Se l'uomo vuole la verità diventa scienziato. Un uomo che vuole lasciare libero gioco alla sua soggettività magari diventa scrittore. Ma cosa deve fare un uomo che vuole qualcosa di intermedio fra queste due cose? Beh, io sto cercando di farlo, cioè cerco di lavorare come uno scienziato, ma anche di pensare allo spirito. Con questo vi ringrazio. Se facciamo un cambio di posto. Credo che chiunque di voi abbia sperimentato nella propria vita almeno una volta la stessa sensazione di Anton Ego. Vi direte chi è Anton Ego? Un critico gastronomico cattivissimo, il quale si gloriava di distruggere i ristoranti entrando e distruggendo tutto quello che gli veniva servito, era temutissimo. Finché un giorno entrò dentro il ristorante di Ratatouille, un piccolo topo grande cuoco, che gli servì un piatto meraviglioso. E Anton Ego rimase senza parole e provò una sensazione che almeno una volta nella vita sicuramente avete provato anche voi. Mangiando quella ratatouille, gli venne in mente di quando sua mamma gli faceva lo stesso piatto. E in questo ricordo fortissimo, lui si addolcisce perché ricorda la sua infanzia, ricorda che cosa aveva provato, ricorda quanto gli piacesse mangiare quello che gli faceva la sua mamma. Io credo che nessuno qui che abbia cucinato i tortellini della nonna piuttosto che un piatto della tradizione possa dimenticare come certi profumi, certi odori, certi sapori ci riportino immediatamente a una sensazione passata, a un'emozione passata, a qualche cosa che riguarda il nostro passato. Questo perché la via olfattiva, una via tra le più interessanti nell'ambito del sistema nervoso, arriva direttamente al cervello, una via tra quelle antiche, diremo così, una via nervosa antica che porta le sensazioni al nostro cervello, una via molto importante. Il profumo, quando voi camminate ad esempio per una strada, vi può riportare alla memoria di cose che avete vissuto, un sapore vi ricorda qualche cosa molto lontano, non sapete neanche perché, come la capacità evocativa del gusto e dell'olfatto possono risvegliare dentro di voi emozioni, sensazioni che nulla hanno a che vedere con la brutale definizione della via nervosa. Abbiamo fatto uno studio, dirigo il Centro Coma a Milano, sui nostri pazienti in stato vegetativo. Abbiamo cercato di capire se riuscivamo a stimolare la via olfattiva. Abbiamo comprato un olfattometro, 150 profumi, dal profumo di rosa al profumo del fecale, ecco, e abbiamo cercato di capire su quali di questi odori stimolasse i nostri pazienti. E quello che noi abbiamo scoperto, abbiamo fatto questo studio usando la risonanza magnetica funzionale che vi è stata descritta da Flavio pochi minuti fa, noi abbiamo cercato di capire noi come possiamo andare a stimolare la via olfattiva. Può la via olfattiva essere una via di comunicazione in un paziente che non comunica in nessun altro modo? Questo non è soltanto un'intuizione degli studiosi, ma in un centro a Bologna e in molti centri di riabilitazione, ciò che succede è che all'interno della stanza di riabilitazione, sicuramente nella casa degli amici di Luca a Bologna, nella stanza dei pazienti in stato vegetativo, è disponibile una piccola cucina e si chiede
alle mogli o alle mamme o ai mariti di cucinare qualche cosa che veniva abitualmente fatto prima dell'incidente. Questo per cercare di aiutare anche con la stimolazione olfattiva quello che può essere un paziente che si cerca in ogni modo di capire come agganciare attraverso l'olfatto, attraverso il tatto, attraverso la parola. Sicuramente quindi questo cucinare è un elemento che cerca di mettersi in connessione. Quello che mi interessa però di questa foto non è tanto quello per il quale si cucina, ma vorrei con voi ragionare un attimo su colei che cucina. Colei che cucina, che in qualche modo esprime cucinando, e questo lo vediamo in tantissimi caregiver, in tantissimi familiari, attraverso quell'atto di cucina, che è una cosa che noi diamo da fare al caregiver, quindi può fare qualche cosa in un paziente che non risponde. Quell'atto di cucina per molte persone è una espressione di una attenzione, di una cura, di un amore. Osservando questi familiari, spesso mi chiedo e mi sono chiesta, ma questo amore espresso attraverso cucinare un minestrone, che cos'è? Da dove origina? È una domanda molto complessa, però noi neuroscienziati siamo curiosi. Applichiamo il cosiddetto metodo scientifico. Che cos'è il metodo scientifico? Il metodo scientifico vuol dire di far emergere l'evidenza della realtà nell'esperienza, facendo un esperimento, cioè stabilire condizioni precise e riproducibili che determinano questo evento. Questo è il metodo scientifico, quindi, in cui l'uomo non può sottrarsi alla natura, che è la ricerca del significato delle cose. Per questo, negli ultimi 20 anni, si è cercato di capire se le nuove tecnologie ci permessero di capire alcuni degli elementi di questo amore. Li si è divisi in alcune fasi, per brevità prendo le prime tre. L'innamoramento, sicuramente l'innamoramento ha una sua zona e gli neuroscienziati hanno stabilito che ogni fase dell'amore ha una sua zona specifica e soprattutto ha dei neurotrasmettitori, cioè delle molecole che si attivano nella fase che uno sta vivendo, che sono molto specifiche. Nell'innamoramento, l'amore cosiddetto romantico, si attiva una cosa che è chiamata dopamina. La produzione di dopamina fa non dormire, fa perdere peso, che meraviglia, fa pensare continuamente all'altro. Questa situazione quasi ossessiva è facilitata anche dall'abbassamento di un altro neurotrasmettitore che si chiama serotonina. C'è poi l'elevato tasso di testosterone, che è molto importante per l'attrazione di tipo sessuale, che può in qualche modo anch'esso facilitare la produzione di dopamina e generare un intenso stato di benessere. Dopo la fase dell'innamoramento, nella quale le aree del cervello coinvolte sono le stesse, e sono le stesse aree collegate alla ricompensa, alla motivazione, alla emozione, può subentrare un periodo di passione nel quale si attivano differenti sostanze rispetto alla dopamina. Nella passione coinvolta una cosa che si chiama feniletilamina, che è simile all'anfetamina, uno stato di grandissima eccitazione, una droga, produce un senso di esaltazione, aumenta le prestazioni psicofisiche, provoca assuefazione, se viene a mancare scatena una depressione da astinenza. Però i nostri neuroscienziati hanno scoperto che c'è anche un'altra fase, l'attaccamento a lungo termine, il cosiddetto consolidamento nell'ambito dell'innamoramento, nel quale l'ormone che stimola l'affetto reciproco, l'attaccamento, è l'ossitocina, un ormone prodotto dall'ipofisi. Tutti questi ormoni, queste sostanze che si attivano, hanno nell'ambito del cervello delle zone specifiche di attivazione. Normalmente le chiamiamo area tegmentale, ventrale, nucleo caudato, ma questo ci annoierebbe se ne andassimo nel dettaglio. Però sappiate che se questa sera, tornando a casa, voi vi innamorate, ringraziate il vostro nucleo caudato, dovunque esso sia, esso c'è, ce l'avete, tutti quanti, credo, e questo nucleo caudato è attivo, e voi con questo nucleo caudato siate grati al vostro nucleo caudato, se questa sera siete contenti. Però c'è un enigma che non ho risposto alla mia domanda. Potrei andare avanti per ore a descrivervi che cosa sono le aree cerebrali quando si attivano, ma ho risposto alla mia domanda?
C'è un enigma. Le neuroscienze contribuiscono a chiarire che vi è una natura nascosta della realtà che deve essere esaminata, compresa, studiata. Queste sono parole dal libro, del bellissimo libro sulla coscienza, 1062 pagine del professor Ceroni, che è il margine di enigma. No, pensate com'è colto un libro di 1062 pagine che voi la sera quando lo leggete, se non avete digerito, non dovete prendere al cassetto, vi mettete il libro del professor Ceroni e siete a posto. Comunque, la natura vera delle cose è spesso invisibile ai nostri occhi e inafferrabile ai nostri sensi. Sebbene, come è stato detto anche da Flavio, sia un grandissimo tentativo che risale già dalla metà dell'Ottocento di capire come funziona il vostro cervello, di mappare tutte le vostre aree. Abbiamo l'area rolandica, che è l'area che gestisce la nostra motilità, poi abbiamo l'area occipitale che decide se noi vediamo o meno, e tutto è connesso, questo meraviglioso cervello di miliardi di connessioni, talmente interessante che c'è un enorme progetto europeo al quale partecipo anche con il mio gruppo di ricerca del BESTA, che si chiama lo Human Brain Project, che pagato 12 miliardi di euro dalla Commissione Europea, ha l'ambizione di dire: ma se tutte queste connessioni generano azioni o impulsi, allora forse, grazie allo sviluppo dell'informatica, io posso riprodurre questo, quindi il funzionamento del cervello, utilizzando i circuiti dell'informatica. Questo Human Brain Project è un grandissimo sforzo. Pensate che c'è un mega computer chiamato Watson, di cui forse avete sentito parlare, prodotto dall'IBM, in cui i processori sono grandi come un campo da calcio, qui ce n'è solo una fila, ma voi immaginate un intero campo da calcio, sono i processori di Watson, che ha battuto l'uomo a scacchi, effettivamente Watson ha battuto l'uomo a scacchi, ma non ha ancora risposto Watson alla mia domanda. E così non fanno neanche i prodotti meravigliosi dell'intelligenza artificiale. Questi robottini, ad esempio Nao, è un robot insegnante. Invece il Beer Robot è un robot che serve per aiutare negli spostamenti all'interno della casa le persone. Poi c'è Pepper, che è un robot che in Giappone è utilizzato alla reception, al posto dei receptionist. Tu entri e parli con Pepper. Poi parla anche in giapponese, non lo so come parla, però parli con Pepper. Poi ci sono R1 robot, è un robot che è stato pensato per le persone con l'Alzheimer, ha un tono di risposta molto dolce, affettuoso, e in qualche modo non spaventa. E poi c'è Romeo, che invece è un robot per l'aiuto nelle vicende, nell'ambito delle attività della vita quotidiana. Così come Watson, anche Romeo e i suoi simili non rispondono e aprono anzi uno scenario che in Europa è attualmente molto interessante, la roboetica. Cioè, se un bambino cade mentre in braccio al robot, di chi è la responsabilità? Della ditta che ha prodotto il robot? Della ditta che ha prodotto il telecomando del robot? Della madre che azionava il robot? Ugualmente però, ed è l'argomento più interessante, i robot aprono l'altro grande dilemma, il cosiddetto fenomeno della mano fredda verso la mano calda. Cioè, può la mano di un robot sostituire, ed è stato detto già da Mauro, la mano umana? In un certo senso, quando vedo familiari che per 5, 10, 15, 20 anni o forse tutta la vita sono caregiver, che cosa succede in questa persona? Dov'è la risposta alla mia domanda che rimane enorme all'interno di questo padiglione? Io queste persone, quando le incontro, e l'ho già detto in un'altra conferenza, ma qui mi piace ripeterlo, penso che esprimano un amore enigmatico. La natura enigmatica e vera delle cose si cela anche dentro la realtà più vera dell'uomo. Le scelte, i valori estetici e morali, le decisioni dei singoli, le esperienze personali, la coscienza di sé. Questo enigma si esprime, secondo me, come una rivoluzione. Quando un genitore parla con il suo piccolo e usa una voce da piccolo, voi sapete, quando parlate con un bambino tendete a fare la voce da piccolo, quel genitore sta sminuendo se stesso
o si sta invece ponendo al livello del suo bambino? Si sta ponendo al livello. Ugualmente per me queste persone che sono caregiver per anni sono rivoluzionari della tenerezza. Questo non l'ho detto io, l'ho preso da una persona più grande di me che lo ha riferito al discorso in cui lui dice: quando Dio si è fatto uomo non si è sminuito perché è arrivato al nostro livello come un genitore che va al livello del bambino, ma ha utilizzato la tenerezza per dialogare con il proprio bambino. E allora in questo mistero del cervello, queste sono immagini meravigliose, sono gli ultimi studi che vengono fatti con le nuove tecnologie, guardate, sono straordinarie, andatele a cercare su internet, sono veramente bellissime. E in qualche modo mi fanno sentire, anzi sono un po' arrabbiata con il meeting, perché noi siamo in parallelo con una sessione di Battiston, che è il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, però di fatto stiamo parlando delle stesse cose. Noi qui parliamo dei neuroni e lui sta parlando dell'universo, delle stelle, perché in un certo senso noi neurologi, neuroscienziati, siamo un pochino come gli astronomi, siamo in grado di dare il nome ai neuroni, alle zone, così come l'astronomo dà i nomi alle stelle. Ma loro ancora non hanno spiegato l'infinito e noi ancora non abbiamo spiegato le profondità e le difficoltà della nostra mente. E allora nasce lo stupore che io devo avere nel cercare di rispondere alla mia domanda. Questa fotografia l'ho intitolata Lo stupore dello stupore. Due giorni fa siamo andati a vedere la mostra di Giobbe, che è qui presente al meeting, con un'associazione che si chiama Gli Amici di Giovanni. E questa signora è una delle persone degli Amici di Giovanni, un'associazione che mette insieme famiglie che hanno persone con disabilità. E in questo stupore dello stupore, questo stupore nasce sempre perché noi umani siamo sorprendenti. All'interno del momento in cui abbiamo raccontato e condiviso alcune esperienze, si alza un signore dal fondo e dice: io sono nuovo. Allora gli chiediamo: raccontaci chi sei. Cioè, sono John, vengo dall'Austria, questa è mia moglie, siamo polacchi, ho vissuto molti anni in Inghilterra, ma sono qua con nostro figlio perché una mia amica dalla Spagna mi ha detto: guarda, vai in Italia a Rimini, perché a Rimini ci sarà un gruppo di persone che ha dei figli come il tuo e che potrebbe essere importante per te conoscere. Lui è partito da Vienna, è venuto per venire all'incontro di martedì con gli Amici di Giovanni. E lui ha raccontato, lui e sua moglie, polacchi, non riuscivano ad avere figli, vivono in Austria. Dopo 10 anni di tentativi hanno deciso di prestarsi all'affido, all'adozione. E hanno chiesto un bambino piccolo, possibilmente polacco, erano di origine polacca. E parlando con l'assistente sociale gli ha detto: beh sì, è un po' difficile, perché tutti vogliono i bambini piccoli, poi ci restano quelli grandi. E così parlando l'assistente sociale, alla domanda che gli fa questo John, dice: ma perché avete dei bambini? Dice: sì, ce n'è uno, ma è molto ritardato ed è in un istituto ed è cieco. E poi il discorso è andato su altre cose, è passato del tempo, e John dice: noi avevamo in mente forse questo bambino, ma a un certo punto ci chiama l'assistente sociale e dice: ho due bambini meravigliosi, un bambino di 3 anni e una bimba di 2 anni, sono polacchi, sono biondi, gli occhi azzurri, sono meravigliosi. Quando siamo arrivati lì però ci aveva lavorato dentro questa domanda su che cosa era successo di quel bambino e gliel'abbiamo chiesto. Dice: ma quel bambino che era lì, quanti anni ha? Dice: ha 5 anni, ma è cieco, non lo vuole nessuno. John ci ha raccontato che lui e sua moglie hanno detto: va bene, i due bambini sono meravigliosi, troveranno sicuramente una coppia che li prenderà, noi prendiamo quel bambino. E per me questo è stupore, e questi sono rivoluzionari della tenerezza, perché allora forse l'amore è ragione, quell'amore che fa restare lì, se hai le condizioni per andare via. E quell'amore lì si gioca all'interno di un elemento molto importante, si gioca all'interno di un elemento che è la nostra risposta su che cos'è la libertà. Quell'amore lì allora è segno di libertà, quell'amore che se tu puoi andare via, e ribadisco, non tutte le persone possono andare via, ma diciamo quell'amore che se anche puoi andare via ti fa restare lì, è un amore che si gioca dentro la libertà di una risposta a una domanda, che è la libertà che tutti noi possiamo avere. Ho fatto questo discorso ai carcerati di Opera, mi hanno ringraziato perché ho detto: voi potete ogni giorno essere liberi,
perché voi giocate la vostra libertà ogni mattina nella domanda: che uomo voglio essere, che donna voglio essere? E dal momento in cui voi fate colazione, voi potete decidere di essere una donna che resta o un uomo che va, una donna che abbandona o un uomo che invece rimane. E questa libertà, in un certo senso, mi fa dire che quell'amore che fa restare è espressione di una ragione profonda. D'altronde è solo grazie alla ragione che io posso pensare che Madre Teresa baciava un barbone sporco, lurido. Come può una persona baciare una persona così sporca se non c'è, oltre a quell'amore, passione di tutti quei neuroormoni che vi ho descritto prima, che ti fa dire: questa persona è come me, questa persona è altro da me ed è più alto. In questa libertà, allora, scegliere chi siamo ogni giorno, forse si esprime questo amore che è profonda realtà. La realtà diviene trasparente all'uomo nell'esperienza. Noi scienziati questo cerchiamo di fare, cerchiamo la verità nell'esperienza, ma non tutta l'esperienza umana può essere conosciuta con il metodo scientifico. L'arte, la letteratura, la libertà, l'amore tra gli esseri umani originano dal cervello, ma non sono conoscibili dalla scienza. La conoscenza scientifica è stupefacente, come dice nel suo libro il professor Ceroni, e trasforma le nostre vite, ma non posso chiedere alla scienza il bene, la giustizia, la felicità, la pienezza o il compimento della mia vita. E in un certo senso nel 1500 Michelangelo, quando dipingeva la Cappella Sistina e dipingeva quell'attimo meraviglioso che è la creazione dell'uomo, secondo un neurologo degli anni 70, Michelangelo ha avuto un momento in cui ha voluto dire, con questo dipinto, che Dio è ragione. Nel 500 però non si poteva parlare di Dio in questa maniera. E nel 500 si pensava che la ragione, la capacità decisionale del cervello, fosse nell'emisfero destro. È per questo che negli anni 70 un neurologo vide, nell'ambito della Cappella Sistina, in quel Dio che tocca l'uomo in quell'attimo, l'espressione della ragione, e disse: in fondo, se guardiamo bene, quel Dio che è rappresentato nella Cappella Sistina da Michelangelo è stato rappresentato come l'emisfero destro del cervello, ciò che nel 500 si riteneva essere la parte che decide, la parte che dà vita, quindi la parte che genera. Però dopo 10 anni è arrivato un cardiologo che gli ha detto: ma tu non hai capito niente, caro neurologo. Secondo me in quella Cappella Sistina lì non è rappresentato Dio come solo ragione, perché le forze che muovono la storia, come l'amore, sono le stesse che rendono l'uomo felice. E quello lì non era un cervello, ma era un cuore. Siccome le forze che muovono la storia muovono anche me, se mi ridate l'ultima slide, per favore, c'è una forza che ha mosso me nella mia felicità, e questa forza è nata 60 anni fa. Io domani celebro i 60 anni di matrimonio dei miei genitori, e a quella forza io dedico la mia felicità di oggi, che è stata di condividere con voi la mia storia, i miei racconti, la mia ricerca, il mio lavoro, e lo dedico ai miei genitori. Chiudiamo. Bene, questo bello del cervello che si declina in tante cose, spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, però, noi vi chiediamo di dare dei soldi al punto dei fondi, perché noi vorremmo rifarlo anche l'anno prossimo. Senza soldi noi non potremo tornare qua. Quindi mi hanno detto di leggere una cosa lunghissima, però la sintesi è: se volete donare qualche cosa, ciò che il meeting possa avere dei fondi, dateli questi soldi nei punti. Li vedete, c'è un grande cuore. L'anno prossimo metteremo la forma di un euro, così almeno è più chiaro. Però cuore, cervello e denaro sono sempre collegati. Voi andate in questi punti e donate, perché secondo me serve sempre. Però noi ringraziamo, io ringrazio tantissimo il professor Ceroni, il professor Villani per essere stati qua, ringrazio tutti voi, ringrazio Luigi Cammi che ha permesso l'organizzazione di questo momento, ringrazio il meeting,
Emilia Guarnieri e tutti voi, e vi auguro di andare a casa pensando al vostro nucleo caudato. Buona serata.